Bentornati Italia 4.0, una puntata speciale dedicata interamente al tema della sostenibilità. La transizione ecologica è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una transizione che nel mondo delle imprese, che vi raccontiamo ogni settimana, è iniziata da diverso tempo. Ma qual è la mappa oggi dell'Italia della sostenibilità e quali sono le direttrici principali su cui si sta muovendo nel mondo aziendale delle imprese la transizione ecologica, dalle sfide industriali fino al sostegno finanziario? Abbiamo diversi ospiti importanti, ve li presento immediatamente nel nostro mosaico. A inizio puntata, vediamoli qui tutti insieme. Abbiamo Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Group, che ha appena presentato una indagine approfondita. Partiremo dai dati, quindi, sull'Italia della sostenibilità. Benvenuto. E accanto a lui c'è Marco Sesana, che è Country Manager CEO in Italia di Generali Italia. Francesco Bicciato è segretario generale del Forum della Finanza Sostenibile. Grazie di essere con noi. Anche al professor Federico Butera, professore emerito al Politecnico di Milano, grande esperto dei temi, anche un fisico ambientale, dei temi di sostenibilità e transizione ecologica. E poi abbiamo imprenditori come Enrico Loccioni, presidente della Loccioni, grazie di essere con noi, presidente, e Giorgio Bartoli, che è amministratore unico di Bartoli, aziende che operano in settori diversi, in territori diversi, e ci racconteranno come affrontano in questo momento il tema della transizione ecologica. Allora, Mignanelli, io voglio iniziare da lei, perché voi, Cerved, avete un grande osservatorio sui bilanci, sulle imprese, in particolare le piccole e medie imprese italiane, e avete realizzato questa grande indagine che riguarda l'Italia della sostenibilità. E in realtà non c'è una sola Italia della sostenibilità, ne avete trovate 5. Ci aiuta a entrare nel merito un po' delle principali evidenze che emergono dalla vostra mappatura della sostenibilità nel paese? Certo, buongiorno a tutti. Sì, ha ragione, nel senso che innanzitutto dobbiamo ricordare che il concetto di sostenibilità si articola su tre pilastri che vengono ricondotti all'acronimo ESG, che quindi sono la dimensione economica, la dimensione sociale, la dimensione ambientale del problema. E analizzando questi parametri noi troviamo proprio 5 Italie in realtà, non una, perché abbiamo due fenomeni di polarizzazione tra province estremamente virtuose su tutte e tre le dimensioni, che purtroppo sono collocate prevalentemente al nord, e viceversa province in affanno su tutte e tre le dimensioni collocate prevalentemente al sud. Però poi, andando più nello dettaglio, si osserva che ci sono province che hanno delle maggiori fragilità, maggiore debolezza o sulla dimensione sociale o sulla dimensione economica o sulla dimensione ambientale. E l'altra cosa che abbiamo notato è che c'è una forte correlazione alla fine fra la produttività delle imprese sul territorio e il grado di sostenibilità del territorio, che significa che chi ha più mezzi investe di più. Da un lato è un buon segnale, perché vuol dire che chi ha mezzi economici poi investe sulla sostenibilità e l'ambiente circostante, un ambiente migliore per chi ci vive, per i cittadini, e viceversa chi è più in difficoltà invece non ha proprio i mezzi per investire, quindi per rendere un ambiente tutelante per tutti. Allora, questa è una prima fotografia di un paese che ovviamente sconta anche un anno pesantissimo come quello del Covid, della pandemia. Io le vorrei chiedere quali impatto vi aspettate che questa situazione abbia. Voi guardate anche le imprese ovviamente dal punto di vista dei bilanci, dei rischi che una volta che termineranno i provvedimenti di sostegno le imprese possano affrontare guardando avanti. Ecco, che impatto pensate che avrà la pandemia anche su questo fenomeno e anche sulle distanze che lei ci ha appena descritto, che ci sono tra le province, le aree geografiche virtuose che coincidono con le aree più forti economicamente e quelle più deboli? Il rischio maggiore naturalmente sull'occupazione, stando ai nostri calcoli, se uno analizza i vari settori produttivi collocati poi per le singole geografie, si accorge che ci sono fino a 1,9 milioni di posti di lavoro a rischio, che significa che ci sono quasi 2 milioni di lavoratori che oggi operano in aziende che per settore di appartenenza e geografia sono a forte rischio quando verranno diciamo rimossi i vincoli che il governo ha imposto durante la pandemia per tutelare i posti di lavoro. E naturalmente questo rischio è molto concreto e tutti sanno che il giorno si sta avvicinando, no? Perché non potranno essere le misure del governo estese per sempre, per cui è bene lanciare l'allarme il prima possibile per cercare di intervenire e soprattutto utilizzare anche i fondi che arriveranno dall'Europa per cercare di tamponare le situazioni maggiormente critiche delle imprese che poi avranno la forza di rialzarsi dopo la crisi pandemica.
Allora, transizione ecologica sarà uno dei motori della ripresa. In questa direzione vengono indirizzate, verranno indirizzate importanti risorse pubbliche. Poi vedremo anche come le risorse private, quindi gli investimenti privati, dovranno giocare un ruolo. Marco Sesana, come il responsabile di Generali Italia, voi lavorate costantemente con le piccole e medie imprese nel nostro paese. Misurate anche con un indice, una ricerca, che è il Welfare Index, anche diversi parametri di quello che fanno e anche delle priorità, le esigenze delle PMI in questo momento. Come leggete questa mappa d'Italia che emerge dal rapporto delle Cerved e cosa emerge anche dal vostro indicatore? Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi ci troviamo abbastanza allineati con quello che emerge da questo rapporto, anche se devo dire che la sostenibilità, il welfare delle imprese sta aumentando molto nel tempo. Noi facciamo questa ricerca da ormai tanti anni e vediamo come l'approccio al welfare sia veramente cambiato, l'approccio alla sostenibilità, l'approccio a tutte queste aree che complementano la vita aziendale è molto cambiato nel tempo. All'inizio era un approccio, se vogliamo definirlo così, più tattico, in questo momento sta diventando un approccio più strategico, anche perché negli ultimi mesi sappiamo quanto sia stato messo sotto stress questo sistema dalla pandemia. E devo dire che è bello vedere come aziende che hanno un approccio alla sostenibilità, un approccio al welfare così ampio, così strategico, siano riusciti a dare supporto non solo ai propri dipendenti, ai familiari dei propri dipendenti, ma anche alle comunità locali. Cioè, molto spesso le piccole e medie imprese hanno fatto quel passo verso le comunità che consente a un territorio di avere più resilienza in situazioni difficili. Sicuramente l'area che sta aumentando di più rispetto a questi temi del welfare è l'area sulla sanità. Moltissime aziende, ormai più della metà, sono arrivate al 52%, hanno attivi piani complementari per supporto ai dipendenti alla sanità. Questa è un'area che secondo me in futuro, anche pensando a quello che è successo in questi mesi, può essere di grande sviluppo, può essere di grande aiuto ai dipendenti, e le imprese ci stanno puntando molto. Quindi qui vedo sicuramente un potenziale intervento, un supporto a queste imprese che stanno investendo e che stanno facendo tanto per i propri dipendenti, per fare ancora di più. Lei da questo punto di vista ha parlato recentemente anche dell'esigenza di una sorta di cabina di regia tra pubblico e privato per andare in questa direzione. Che cosa ha in mente? A che cosa pensa? Beh, allora io mi riferisco chiaramente al fatto che ci sono troppo spesso progetti che iniziano e non finiscono, progetti buoni, ottimi, concettualmente pensati bene, su cui le priorità sono totalmente condivisibili, ma poi abbiamo dei problemi nel portarli fino in fondo. Ecco, io credo che in questo caso, anche pensando alle grandi risorse che potrebbero arrivare dall'Europa, sia necessario un coordinamento per fare in modo che l'esecuzione di questi progetti sia una priorità, non sia più solo fare un piano, definire gli importi, ma davvero l'esecuzione, vedere finite le opere, vedere finite le infrastrutture, vedere gli incentivi che si scaricano a terra, vedere le aziende che hanno facilità nella comprensione della normativa e nella gestione della burocrazia, che implementano questi incentivi e che hanno che mettono davvero a reddito queste priorità. Ecco, credo che sia una delle cose su cui concentrarci. Adesso sentiamo anche subito le storie delle imprese direttamente dagli imprenditori, però Mignanelli, c'è un aspetto che lei accennava, del quale noi su Classe NBC ci occupiamo con grande frequenza, che è quello del rapporto anche che gli investimenti privati, cioè il sistema e l'industria della finanza, può avere nel sostenere questa transizione verso un modello sostenibile, che costa e bisognerà far fronte a questi costi in questi anni di passaggio, potrà sviluppare business, ma al tempo stesso io le chiedo come vedete quello che si sta muovendo nel mondo della finanza per venire incontro alle esigenze di finanziamento che emergono oggi dalle imprese che si sono messe su questo sentiero. Sì, guardi, noi da molti anni sottolineiamo come il problema dell'Italia sia una minor produttività in confronto ai principali competitor europei, gli altri paesi europei.
La produttività, il gap di produttività che si è creato negli ultimi anni è abissale. E questo è stato dovuto sostanzialmente a una mancanza di investimenti in tecnologia. La pandemia accresce ulteriormente il rischio che questi investimenti siano contratti. Noi stimiamo che ci siano fino a 65 miliardi di investimenti in meno nei prossimi anni a causa della crisi, e questo non farebbe altro che aumentare il gap della produttività delle imprese italiane verso le altre imprese dei paesi che ci sono a noi. Quindi questo è veramente un tema, e io ritengo che per fortuna la finanza mondiale si è accorta dell'argomento e ha deciso di riorientare le scelte verso una transizione sostenibile, che è in larga parte anche una transizione digitale, dove per digitale intendiamo innovazione tecnologica in senso lato. E quindi il tema sarà proprio far sì che questi grandi fondi che arriveranno siano convogliati nella maniera opportuna verso imprese che ne faranno l'uso corretto, cioè l'uso di migliorare lo stack tecnologico delle imprese per aumentare la produttività e quindi aumentare la competitività nel futuro. Perché la crescita economica alla fine è volano anche per la crescita sostenibile. Per cui dobbiamo alimentare questo circolo virtuoso tra il mercato dei capitali, sia di debito che di equity, e l'utilizzo nell'economia reale di queste risorse per l'innovazione tecnologica. Allora, imprese, finanza e sostenibilità. Francesco Bicciato, noi raccontiamo il boom degli investimenti cosiddetti ESG, cioè quelli che rispettano alcuni parametri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle aziende. Ma quello che accade a livello di flussi di raccolta e investimento di capitali internazionale poi arriva anche alle PMI italiane, che hanno le esigenze che abbiamo raccontato sinora, oppure qualcos'altro, da nuovi strumenti, da debito privato, mini bond di cui si parla ormai dal 2011, sono 10 anni che questi strumenti sono nella cassetta degli attrezzi, stanno arrivando davvero in aiuto delle piccole e medie imprese o sono ancora distanti e difficili da raggiungere? No, beh, io sicuramente quello che diceva il dottor Mignanelli è vero. Io aggiungerei che anche la sostenibilità è volano di sviluppo economico, quindi voglio dire, c'è una relazione di questo tipo. Allora, innanzitutto un paio di considerazioni veloci. La prima, quella rispetto al ruolo che hanno le banche o comunque gli investitori nei confronti delle piccole e medie imprese. Ora, ovviamente, durante il periodo del Covid abbiamo visto una drammatica situazione di erosione patrimoniale da parte delle piccole e medie imprese, e quindi diciamo sono due i versanti su cui bisogna agire: da un lato il credito, ma dall'altro anche gli investimenti in equity. E gli investimenti in equity in questo momento, con a forte contenuto ESG, possono essere, diciamo, l'elemento leva che può far ripartire l'economia delle piccole e medie imprese. Il tema oggi non è più quello delle insolvenze o solo quello delle insolvenze, ma è proprio quello della scarsa capitalizzazione, quindi è questo il tema, secondo me, su cui bisogna concentrarsi. Dall'altra parte, per rispondere alla sua domanda, la risposta della finanza sostenibile è stata inequivocabile, nel senso che noi abbiamo, secondo dati Morningstar, i flussi di fondi sostenibili sono aumentati del 58% rispetto al 2019. Attenzione, stiamo parlando di un aumento dei flussi di fondi durante la pandemia. Quindi sostanzialmente la finanza sostenibile ha risposto molto bene anche in una situazione di emergenza, evidentemente come quella sanitaria. Altri dati sono quelli, per esempio, di Assogestioni sugli asset manager. Nel 2017 avevamo 81 fondi ESG, oggi ne abbiamo 516, da 8.000 miliardi siamo passati a 80.000 miliardi. E poi appunto tutto quello che emerge dall'interessantissimo rapporto di Cerved rispetto, diciamo, alla disponibilità di nuovi strumenti, per esempio i mini bond che vengono ben descritti nel rapporto, a cui io associerei anche i social bond, che i social impact bond, che sono cresciuti moltissimo, i transition bond, e quindi diciamo tutte quegli strumenti a debito che però sono evidentemente ritagliati sulle esigenze, diciamo, di una green economy su cui puntare, quindi innovazione tecnologica,
tecnologica, digitalizzazione, economia verde, economia circolare. Questi sono i temi centrali, ripeto, anche per rilanciare lo sviluppo economico delle PMI. Sono numeri grandissimi, ma poi il tema è quanto di davvero sostenibile c'è dentro. Ci arriveremo tra un istante, perché voglio sentire anche dalla voce degli imprenditori come hanno affrontato il tema della sostenibilità in concreto, opportunità ma anche criticità da superare. Enrico Loccioni, insieme a Graziella, ha fondato nel 68 l'azienda marchigiana che è specializzata in sistemi automatici di misura e di controllo che sono finalizzati al miglioramento dei processi di qualità e anche alla sostenibilità. Avete, Loccioni, tanti clienti in tanti settori diversi, dall'automotive all'energia, dal medicale agli elettrodomestici. Io le chiedo innanzitutto come avete affrontato in questi anni il tema della sostenibilità e anche della transizione ecologica, perché la vostra è una storia molto particolare. Sì, abbiamo preso ispirazione per le attività industriali che svolgiamo presso clienti big nei settori che da lei annunciati. L'ispirazione viene proprio dal rapporto uomo-natura, dall'area dove viviamo. Qui siamo nell'entroterra agricola d'Anconetano, bellissima area, c'è il più alto concentrato di abbazie nel mondo e da lì abbiamo tratto ispirazione con il processo dei monaci, dei mezzadri, degli imprenditori di prima generazione, e c'è questo approccio, questa sensibilità anche a quello che sta intorno all'impresa, anche fuori dell'impresa stessa. E così abbiamo iniziato molti anni fa a occuparci prevalentemente del comfort degli edifici, di cui Federico Buteran è stato per noi un grande ispiratore, fare in modo che comunque questo comfort sia migliore, ma che consumi sempre meno e soprattutto costi meno in esercizio e manutenzione. Questo ci ha permesso in 30 anni di sviluppare una cultura che è reinvestire comunque la fiscalità dell'impresa per poter fare investimenti ambientali sempre funzionali comunque all'impresa, ma che hanno un ritorno di almeno 7-8 anni. Ecco, le due grandi differenze è che mentre le attività industriali sono sempre valutate su un ritorno di breve, quello ambientale, le manutenzioni, rendere comunque un ambiente che ti circonda bello, siamo pieni di colline, veramente straordinario poter fare delle attività, no? di creare lavoro interessante dell'ambiente, per noi è stato un vero driver di creare nuovo lavoro, ma anche di attrarre questi nomi, questi clienti internazionali, e soprattutto essendo in selezione aperta da 50 anni verso la scuola tutta del territorio e i giovani delle università, è servito proprio per portare in questo laboratorio di diplomi del futuro, mettere insieme tante conoscenze, impresa basata sulla conoscenza, per sviluppare tante competenze legate a altri ispiratori nella transizione dell'elettrificazione e della digitalizzazione. Ripartiamo da Edison, Tesla, Marconi, cioè tutti i personaggi che in qualche modo hanno da tanti anni avviato questo processo. C'è un mondo di lavoro, c'è tante cose da sistemare e credo che questa possa essere una bellissima occasione. Il nostro vuole essere più è una scuola di lavoro, è un laboratorio dove in scala ridotta molto spesso rappresentiamo che delle cose si possono fare. Ecco. Abbiamo adottato un fiume, era una minaccia per noi e per il territorio. La fiscalità dell'impresa è servita per fare le manutenzioni del fiume, il quale fiume ci rende attraverso le viti di Archimede l'energia che ci ha permesso, insieme al fotovoltaico e all'accumulo anche termico, di eliminare il metano, creando lavoro in ambito territoriale ed essere in alcune ore del giorno autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo è un modo per evitare che in qualche luogo si emetta della CO2 e che in piccola parte si contribuisca al contenimento della temperatura del nostro pianeta. Con attenzione, tutte le attività che facciamo sono rivolte al benessere della persona e al benessere del pianeta. È una bella soddisfazione. Senta Loccioni, quello che avete fatto non è scontato, questo tipo, questo modello di rapporto con la natura ma anche con il mercato. Oggi lei ce l'ha ricordato, siete più attraenti e la sostenibilità è diventato anche un elemento di selettività sul mercato. Chi si muove, si comporta in un certo modo ha una maggiore facilità di arrivare sul mercato, è valutato diversamente non solo dai clienti, dagli stakeholder ma anche dal sistema del credito, ed è uno dei temi che voi avete affrontato anche in maniera innovativa, mi sembra. Sì, proprio anche quello è stato un altro elemento, cioè
attrarre, quando agli inizi, quando il partito di impresa correvamo presso le banche per firmare cambiali o comunque indebitarsi, siamo cresciuti con l'indebitamento, no? Poi grazie proprio a questi lavori e anche alla visibilità, banche come Unicredit, in questo caso era Unicredit, ma anche Banca Intesa, altre, vedendo proprio il modo, l'approccio con cui divulghiamo anche quello che riusciamo a fare, è un modo anche questo per cercare di vedere intorno progetti innovativi. Questo del mini bond dell'Unicredit è stata comunque una bella esperienza, che tra l'altro su le nostre imprese di clienti, quelli che trattano argomenti come il VCM, il World Class Manufacturing, in effetti nei loro processi hanno delle valutazioni anche sui clienti che investono, non solo loro ma anche i loro fornitori che investono in sostenibilità. Clienti come Bosch o come BMW o Mercedes sicuramente passano anche a noi delle commesse, proprio per il modello che abbiamo sviluppato qui della microgrid, dell'esperienza di mettere insieme tanti elementi intangibili ma che poi diventano tangibili. Lei anticipava che vi ha accompagnato in questo percorso anche il professor Butera, che in Italia è stato uno dei pionieri, che ha lavorato sin dagli albori proprio su questi temi. Peraltro appena uscito un suo nuovo libro che si intitola Affrontare la complessità per governare la transizione ecologica. Io vorrei che ci aiutasse a capire cos'è davvero per le imprese italiane, sulla base anche di esempi come quello di Loccioni oggi, la transizione ecologica, professor Butera. Ovviamente è una cosa complessa, no? Comunque vorrei mettere in evidenza soprattutto un punto. Il punto è che qui si parla di industria 4.0. Io credo che dobbiamo pensare che la transizione porti a industria 5.0, perché va aggiunto l'elemento della sostenibilità. Cosa significa? Faccio un esempio. Si è citato l'economia circolare e se ne parla tantissimo. Ma qual è il nucleo di questa energia circolare, che peraltro è uno dei pilastri del Green Deal europeo e non soltanto? Economia circolare significa per l'industria manifatturiera, per esempio, cambiare radicalmente il suo modo di produrre, progettare e produrre i prodotti. Perché? Perché i prodotti per l'economia circolare devono essere durevoli, riparabili, riusabili, rifabbricabili. E soltanto alla fine di tutto questo ciclo, quando proprio nulla si può fare, riciclabili, cioè riciclati, quindi devono essere in partenza già progettati per essere facilmente riciclabili. Cosa comporta questo? Questo comporta, faccio un esempio, qualche settimana fa è stata approvata dal Parlamento europeo una legge che parla del diritto alla riparabilità. Cosa comporta? Comporta il fatto che, tradotto tra l'altro in legge in Francia, che tutti i prodotti hanno una, due, tre, quattro, cinque stelle che indicano in che misura è riparabile, che il produttore è obbligato a garantire per un numero X di anni, da 10 al minimo 10, il pezzo di ricambio. Significa in realtà cosa? Che il prodotto, invece che essere riprodotto N volte e quindi poi buttato via da qualche parte, e quindi si ha un grande numero di prodotti, i prodotti diminuiscono di numero, aumentano di qualità e vengono usati più a lungo, perché la durabilità è un altro degli elementi centrali dell'economia circolare. Il che significa, se ci pensate un istante, che stiamo passando come prospettiva da un sistema che è centrato prevalentemente sulla produzione a un sistema che è bilanciato fra produzione e manutenzione. E forse a questo punto chi produce deve cominciare a ripensarci, cioè non può lasciare magari ad altri il momento della manutenzione, che diventa peraltro, può diventare, cambiare completamente con la stampa 3D, con evitare di avere il pezzo di ricambio in casa e farlo al momento opportuno e così via continuando. Ecco, questo è un elemento rivoluzionario molto forte, ovviamente non avviene dall'oggi al domani, ma già ci sono tutta una serie di segnali, è bene coglierli, e comportano investimenti, formazione, tutta una serie di fattori che vanno presi in considerazione.
Ecco, qual è in questo momento la cultura dell'impresa italiana, in particolare della piccola e media impresa, perché qui stiamo raccontando anche alcuni casi che sono un po' dei campioni, dei pionieri di questa transizione ecologica. Abbiamo sentito Loccioni, adesso sentiremo anche Bartoli, ma io le chiedo nel complesso di quello che lei vede in questo momento, quali potrebbero essere le chiavi per accelerare questo processo? È solo questione di soldi per semplificare? Abbiamo parlato di finanza per la sostenibilità, bisogna agire su altre leve, qual è la situazione, professore? Dunque, i soldi sicuramente quelli servono sempre, e fra l'altro ci sono anche quelli che se ben spesi sono quelli del PNRR, del Next Generation EU e così via. Però io credo che la cosa più importante forse sia quella di cominciare a guardare le problematiche di sviluppo anche aziendale in termini più ampi, più in termini più sistemici. È difficile dare una ricetta univoca, ogni singola impresa ha le sue soluzioni. Enrico Loccioni cosa ha fatto per quanto riguarda le cose che riguardavano me? Il fatto di avere creato una struttura che è quasi completamente autosufficiente dal punto di vista energetico con fonti rinnovabili, con dietro tutto un livello tecnologico piuttosto consistente e con un gruppo di persone che è capace di gestirlo. Con questo è qualcosa che è nuovo, va costruito, messo insieme, richiede lavoro e aiuto dall'esterno e perché no anche naturalmente degli investimenti. Torniamo in azienda con un'altra testimonianza, che è quella di Giorgio Bartoli, amministratore unico di Bartoli, che è un'azienda che ha una lunghissima storia. Ci spostiamo dalle Marche invece tra Lucca e Pistoia, dove peraltro è presente un importante distretto cartario, però le chiederei subito, dottor Bartoli, di darci un identikit in due parole della vostra azienda. Allora, la nostra azienda è una piccola azienda familiare, qua a Lucca, dove c'è un distretto più importante d'Europa per la produzione cartaria. È un po' un ibrido perché noi produciamo cartoni speciali ad uso industriale, quindi ci differenziamo molto da quella che è la realtà lucchese, che principalmente ha due filoni di produzione: uno è il tissue, la carta uso igienico, e l'altro è quella da packaging, da cartone, per il cartone ondulato. La nostra azienda ha due anime principalmente: quella storica, appunto, di questi cartoni fibrati che principalmente trova utilizzo nella filiera della moda, nella calzatura, così come anche in altri comparti industriali, quelli che sono supporti tutti molto tecnici, supporti per dischi abrasivi, per valigeria, per cartotecnica da ufficio ed altri. Nel 2017 invece abbiamo investito in una nuova divisione consumer creando la linea Naturanda. La linea Naturanda invece produce principalmente monouso per la tavola, ovvero piatti in polpa di cellulosa, che poi è cellulosa vergine. Abbiamo iniziato una prima macchina, raddoppiato la produzione dopo circa un anno, e da quest'anno abbiamo iniziato anche la produzione di bicchieri, che sempre per quanto riguarda il monouso. Devo dire, poi stiamo anche affiancando questa produzione, vedendo appunto il forte interesse della sostenibilità con cui ci siamo approcciati al mercato, perché ad esempio noi questi nostri prodotti hanno tutte certificazioni, oltre alla biodegradabilità, anche dell'home compost, la compostabilità domestica. Avendo visto appunto un forte interesse da parte del mercato, quello che oggi stiamo dove l'area dove stiamo investendo di più è quello di ripensare alcuni articoli, alcuni beni ad oggi prodotti con materiale da fonte fossile, quindi non rinnovabili, ripensarli utilizzando i nostri cartoni fibrati. E per abbiamo altre parole, la sostituzione della plastica, che è diventata una delle priorità, è un vento a vostro favore da questo punto di vista? Stiamo riprogettando e ripensando alcuni articoli per avere dare un valore aggiunto all'ambiente con beni durevoli, quindi sono cartoni fibrati
hanno caratteristiche tecniche, ovviamente una produzione di nicchia. Ecco Bartoli, però io le voglio fare una domanda che riguarda un po' la sensibilità anche dei suoi colleghi. Lei ha un ruolo anche come commissario della Camera di Commercio, quindi vede nel territorio, in questo distretto, a che punto è la sensibilità verso la sostenibilità, la transizione ecologica. Opportunità, lei ce ne ha raccontate alcune anche a livello aziendale, ma anche delle criticità che abbiamo già accennato. Come vede questo momento specifico e come le imprese, in particolare le PMI, anche voi siete un'azienda di non grandissime dimensioni, possono cogliere queste opportunità? Ci sono davvero i mezzi? Quali sono le difficoltà da superare? Vedo indubbiamente forti opportunità, le posso citare questo. Noi siamo, il nostro mercato principale è il settore moda, il settore calzaturiere, per spiegare vi faccio vedere un sottopiede che no parole, ecco questo qua sono i nostri cartoni, vi faccio vedere un sottopiede, è difficile pensare a questo utilizzo. Parlando con il distretto moda che abbiamo la fortuna di avere qua in Toscana e a Firenze, mi sono subito preoccupato anche all'inizio circa un anno fa e la scorsa estate di che questo avesse la sostenibilità che comunque può comportare quantomeno inizialmente nuovi investimenti e maggiori costi, ripeto solo inizialmente, che il progetti e la sensibilità verso la sostenibilità avesse una battuta d'arresto. Sono stato, devo dire, rinfrancato dalle maggiori maison che troviamo qua, quindi sia italiane che straniere qua in Toscana, molto rinfrancato dicendo che leggendo i propri dati mi dicevano, noi parliamo direttamente col CSR di queste aziende, dove mi dicevano e sottolineavano che soprattutto nell'e-commerce gli articoli che avevano un forte valore, di sostenibilità, non solo non avevano perso, ma erano gli unici che presentavano un segno positivo, per cui dai consigli di amministrazione avevano avuto assolutamente l'input di dare un'accelerazione a questo, a questa transizione. Quindi questo, si parla della moda, ma penso come bene di consumo si può assolutamente spalmare un po' su tutte quelle che sono le nostre produzioni, quindi è indubbiamente interessante, certo, portare avanti questi. Ecco Bartoli, lei ci ricorda un fattore chiave anche nel mercato, nell'economia, nel mondo delle imprese che raccontiamo ogni giorno, il fatto che la sostenibilità non è più un'opzione ma è diventata una trasformazione obbligatoria per le imprese se vogliono restare sul mercato, se vogliono continuare a vivere, altrimenti avranno delle grandi difficoltà, ma anche molto presto. Per questo torno a Mignanelli per capire dalla base dei vostri dati, delle osservazioni di Cerved, se l'Italia delle PMI è in grado di intercettare questi grandi flussi che ci sono stati raccontati anche prima dal presidente del forum della finanza sostenibile di investimenti, oppure se ci sono ancora delle barriere tra quei capitali, le PMI, e dove sta il problema? Beh sì, oggi dicevamo che il movimento dei capitali è in atto. Però i capitali, soprattutto perché vengono, come è stato ricordato anche prima, da investitori istituzionali, hanno bisogno poi di regole e hanno bisogno di anche certezze per l'investimento. Quindi credo che il ponte fra i grandi capitali e l'economia reale sia fatto da alcuni soggetti, i regolatori in primis, che devono dare delle regole chiare, possibilmente semplici e trasparenti, per far accedere tutti in maniera equa a questo mercato dei capitali, e poi soggetti che possano anche certificare il fatto che le imprese siano effettivamente compliant da un punto di vista ESG, siano meritevoli di investimenti che possano essere effettivamente qualificati come ESG e non che sia soltanto un titolo che ci si appiccica per avere accesso a benefici o a capitale. Allora, c'è una certa confusione su questo ancora in giro, no? Sul mercato, Mignanelli, perché non c'è ancora una metrica universale per dire cos'è sostenibile, cosa non lo è, anche se l'Unione Europea e diversi board internazionali stanno lavorando in questa direzione, quella che chiamano tecnicamente anche una tassonomia degli investimenti sostenibili. Esattamente, e questo è più facile quando si parla dei grandi emittenti, cioè quindi delle grandi aziende che hanno che fanno una dichiarazione non finanziaria, quindi un bilancio sociale che può essere utilizzato come strumento per misurare il loro grado di aderenza ai canoni ESG, ma diventa via via più difficile man mano che diminuisce la dimensione dell'impresa.
E siccome in Italia abbiamo 3 milioni di imprese di fascia piccola media, che poi sono alla fine il 50% dell'economia, il punto, la sfida per l'Italia sarà proprio garantire accesso a tutti questi soggetti al mercato dei capitali sostenibili. E questo passerà attraverso una autocoscienza da parte delle imprese del fatto che devono operare in un certo modo, però come si vede oggi dagli esempi che abbiamo visto delle imprese rappresentate qua oggi, che già molto in realtà è stato fatto ed è in atto. Il problema è poi che tutto questo deve essere codificato e rappresentato in maniera oggettiva, in modo da essere misurato, essere oggetto di investimento da parte di chi lo vuol fare, e soprattutto essere anche uno stimolo alle imprese stesse a migliorarsi nel tempo. Quindi secondo me il punto nodale veramente è la valutazione oggettiva del grado ESG, come amiamo dire noi, data driven, cioè basato su parametri oggettivi e non su slogan o caratteri soggettivi, ecco. E questa è la grande sfida, Mignanelli, in questo momento dell'industria della finanza nel suo sostegno alla sostenibilità. Può essere certamente una delle leve più importanti in assoluto. Guardate anche come i regolatori, compresa la Banca Centrale Europea, stanno indirizzando anche le banche nel dare credito, valutando il rischio ambientale delle singole aziende, ma anche l'impatto ambientale delle singole aziende. C'è un set di nuove regole su quella che viene chiamata l'origination e il controllo del credito, che entreranno in vigore a giugno, che vanno in questa direzione. Francesco Bicciato, è una grande sfida, perché oggi tutti vogliono dirsi sostenibili e anche tutti gli investimenti vogliono essere sostenibili, però dietro c'è il grande rischio che, siccome si tratta poi di fiducia, di rapporti di fiducia tra investitori e mercato, qualcosa vada storto. Che cosa sta davvero succedendo dal punto di vista anche di dare delle misurazioni oggettive di quello che anche Mignanelli ci ha detto poco fa? Sì, quello che ricordava il dottor Mignanelli è corretto. Noi stiamo andando verso una normativa europea che da un lato è confortante, nel senso che per la prima volta l'Unione Europea si occupa di questi temi e in qualche modo delimita dei perimetri chiari su che cos'è e cosa non è sostenibile. Dall'altro, evidentemente, i due regolamenti più importanti, cioè quello sulla tassonomia, che entrerà in vigore all'inizio dell'anno prossimo, e quindi una classificazione degli investimenti sostenibili, e dall'altra parte la cosiddetta SFDR, quindi voglio dire la normativa che in qualche modo indirizza la disclosure delle imprese sui temi della sostenibilità, entrambe, diciamo, sono oggetto anche di un dibattito politico molto importante. Tenete presente che oggi il dibattito sulla sostenibilità oscilla fra quello che viene definito science based, quindi quello che la scienza definisce come sostenibile, e poi l'elemento politico, che ha a che vedere con la transizione. Cioè, non tutti i sistemi possono avere la stessa velocità di transizione. Posto che l'obiettivo unico è la decarbonizzazione, evidentemente però i tempi sono diversi a seconda degli apparati produttivi. Quindi io credo che sia molto importante in questo momento che tutte le misurazioni, i rating ESG, eccetera, eccetera, ci sono molte tecniche di misurazione di impatto, tengano presente, diciamo, questa dimensione temporale, che poi è la dimensione che è un po' connaturata al Next Generation EU. Finisco solamente dicendo che, un po' come diceva il professor Butera prima, che è stato punto di riferimento, posso permettermi, per molti di noi che si sono occupati di questi temi da molti anni, la sostenibilità dispiega i suoi effetti sul medio-lungo termine e ripaga, diceva lui. Io dico che la finanza sostenibile conviene, non fosse altro per la capacità di anticipare quelle esternalità negative che ci sono all'inizio dell'investimento. Quindi voglio dire, quello che diceva per esempio il dottor Loccioni è estremamente interessante. Ok, lavoro sull'idroelettrico, lavoro sul miglioramento dell'efficienza energetica, ma questo implica in anticipo prevedere quelli che potrebbero essere gli effetti dell'investimento che faccio. Io credo che gli investimenti ESG in questo senso siano il futuro, e credo che sia anche una strada da cui non possiamo più tornare indietro. Marco Sesana, in questo contesto che ruolo può giocare il mondo assicurativo, l'industria assicurativa, e anche Generali Italia, come si muove?
Beh, questo è un contesto di crescita, di sviluppo, di nuove progettualità e quindi in generale l'industria assicurativa accompagna gli imprenditori in queste fasi, proprio perché gestisce insieme all'imprenditore tutti quei rischi che l'imprenditore non vuole gestire in prima persona. E quindi l'industria assicurativa tendenzialmente in queste fasi di sviluppo è un grande aiuto per l'imprenditore. Ci sono secondo me un paio di temi che sono particolarmente rilevanti per il futuro. Noi abbiamo in Italia due grandi problemi che pesano sulla società e di conseguenza pesano anche sugli imprenditori, sulla piccola e media impresa. Il primo è sicuramente la messa in sicurezza da un punto di vista, diciamo così, territoriale, geografico del nostro patrimonio. Sappiamo quanto le catastrofi naturali nel corso degli ultimi anni abbiano inciso nella gestione dell'attività imprenditoriale per le piccole e medie imprese, e solo una piccola parte di questo è coperta da questi rischi. Quindi c'è sicuramente un tema di sviluppo da questo punto di vista. Anche qui lo Stato può fare molto, perché può incentivare questo tipo di coperture che al momento, diciamo, per quello che lo Stato può fare sono coperte dallo Stato, ma insomma le risorse sono sempre meno per questo tipo di copertura. Quindi c'è sicuramente un tema di messa in sicurezza del patrimonio così immobiliare delle persone, delle aziende, che è molto importante. Voglio citare, ricollegandomi a quello che ho detto prima, anche un secondo tema. C'è sicuramente un tema di demografia, chiamiamolo, che fa in modo che nel futuro ci saranno sempre più persone con minor autosufficienza e che avranno bisogno di supporto. Ecco, anche in questo caso, nella vita delle aziende, nella vita delle persone, programmare il futuro, programmare quello che saranno gli anni di non autosufficienza delle persone è molto importante. Quindi anche qui un grande tema per i prossimi mesi, per il governo, per lo Stato, è quello di accompagnare questo tipo di cambio demografico che sarà sempre più presente e che inciderà sempre di più sulla vita delle persone e sulla vita delle imprese. Ecco, io vedo questi due temi come importanti, ce ne sono tantissimi. Voglio ricordare che se parliamo delle piccole e medie imprese, abbiamo appena sviluppato dei prodotti che proprio sintetizzano all'interno della loro proposizione tutto il supporto che un'azienda come Generali può dare al piccolo e medio imprenditore. Ecco, su questo, Sesana, però l'Italia è storicamente uno dei paesi che ha la più bassa propensione all'assicurazione del rischio per motivazioni diverse anche nel mondo delle imprese. Lei pensa che l'anno della pandemia, l'impatto del Covid, abbia fatto salire anche la consapevolezza che i rischi vanno affrontati, vanno gestiti, vanno assicurati? Oppure questo è ancora una barriera, un ostacolo? Io credo che questo sia un percorso. Quindi la penetrazione della gestione dei rischi sta aumentando e sicuramente l'anno della pandemia ci sta dando segnali che che la percezione del rischio da parte dei piccoli imprenditori è sempre più elevata. Sentiamo sempre più spesso imprenditori che vogliono occuparsi del core business in qualche modo affiancandosi a chi professionalmente gestisce il rischio per tutto quello che non è veramente il core business. Quindi questo sta aumentando, però ripeto, un percorso sta in qualche modo alle aziende capire quali sono i rischi che sono inerenti alla propria attività e su cui vogliono collaborazione. Sta alle assicurazioni fare dei prodotti sempre migliori, con delle proposizioni sempre più attrattive per i piccoli e medi imprenditori, in modo che in qualche modo si incontri questa domanda di assicurazione che molto spesso è rimasta in evasa. E infine, Sesana, le assicurazioni sono anche grandissimi investitori di lungo periodo. Voi peraltro, come Generali, celebrate i 190 anni dalla fondazione, avete lanciato un piano a livello di gruppo, quindi a livello europeo, che si chiama Fenice, e prevede 3 miliardi e mezzo di investimenti verso il mondo anche delle imprese, che è destinato anche a sostenere la transizione ecologica.
Sì, per noi la sostenibilità è un tema strategico, quindi lo è per la sottoscrizione, lo è per gli investimenti, e quindi con questo piano vogliamo proprio investire su questi temi, proprio perché riteniamo che ci sia innanzitutto una grande domanda di questo tipo di investimenti, e poi perché vogliamo dare il nostro contributo nella transizione del paese verso questi temi. Allora, io andrò un rapido giro ancora di replica col professor Butera, a cui molti hanno reso gli onori per essere stato davvero tra i primi a lavorare concretamente su queste tematiche. Io lo chiedo, professor Butera, noi abbiamo visto come durante l'anno del Covid, i lockdown, le restrizioni, tutti abbiamo usato di meno la macchina, le industrie hanno prodotto di meno, ma gli esperti prevedono già che il prossimo anno, cioè quest'anno e il prossimo anno, con il fortissimo rimbalzo dell'economia, tutta l'evidenza anche della crisi climatica, dei cambiamenti climatici, delle emissioni, tornerà a essere prepotentemente una emergenza. Io le chiedo, avendo lei seguito questo percorso da tanti anni, come vede il punto in cui siamo arrivati? Davvero stiamo riscrivendo anche l'economia del futuro sulla base di alcuni dei principi che lei ci ha raccontato prima in sintesi, quindi l'economia circolare, un'economia più sostenibile, oppure c'è il rischio che comunque le sensibilità che noi diamo per scontate in tante aree del mondo, compresi i paesi che chiamiamo forse ancora in via di sviluppo, ancora non economie mature, questa cosa non sia una priorità di fronte invece a esigenze di crescita economica che sono forse le prime più sentite in alcune aree del pianeta? Ovviamente il pericolo del desiderio di tornare a come erano le cose prima, cioè, c'è anche da dire che di fatto non potrà essere, perché anche siamo psicologicamente cambiati, siamo diversi. Il grande pericolo è che questa storia della sostenibilità, che ormai sembra un dato di fatto, possa in realtà indurre a quello che chiamiamo il greenwash, cioè molte iniziative che hanno come obiettivo semplicemente far apparire verde ciò che verde non è, e questo è molto grave. Però io sono anche certo che tutto ciò che è avvenuto anche prima del Covid, che rimane sotterraneo, è rimasto in questo periodo, in particolare la sensibilità dei giovani con tutta la storia dei Fridays for Future e di altre iniziative che sono in corso e che ho modo di seguire dal mio osservatorio, io credo che non si tornerà esattamente come prima. Il fatto, per esempio, che l'industria automobilistica sia buttata sull'elettrico, già questo cambia radicalmente un po' le cose. Il fatto che ci sia questa attenzione comunque alla tematica, io sono, devo dire, abbastanza ottimista. Il rimbalzo certamente ci sarà, molte cose ricominceranno, le emissioni risaliranno un po', però nello stesso tempo si metteranno in moto dei meccanismi perché queste emissioni effettivamente diminuiscano, perché il contesto, la percezione del contesto è certamente cambiata. Il problema fondamentale è che appunto, l'impresa sia pronta a cogliere il più presto possibile questi cambiamenti, anche perché per ora c'è una grossa lotta sul discorso della tassonomia a cui si accennava in Europa, perché ovviamente ci sono le lobbies che cercano di fare in modo che sia sostenibile pure il petrolio estratto sotto casa. Ma il fatto reale è che comunque c'è una tendenza a far cambiare le cose. Quando si dice con estrema chiarezza che l'obiettivo è minimizzare i prodotti usa e getta, ho visto che già la linea c'è, cioè stanno cercando, nel caso della carta, di andare invece a prodotti che siano più possibile durevoli, cioè questi cambiamenti sono cambiamenti sostanziali, e che io credo che tutto sommato la direzione che si sta prendendo è abbastanza quella giusta. Speriamo molto in questo PNRR, per quello che farà l'Italia, ma io sono ottimista. Grazie professor Butera, vado subito da Giorgio Bartoli per capire se condivide questo ottimismo, oppure se il territorio su cui voi lavorate vi dice vi raccomanda di essere più prudenti ancora. La carta, come dicevo, la sostenibilità nel proprio DNA. Qua il nostro distretto ha sempre fatto investimenti e grandi sforzi, ma ripeto, da decenni, per quanto riguarda abbattimento delle emissioni, minimizzare e quindi
ridurre il consumo di acqua per tonnellata di carta prodotta, quello anche di un efficientamento energetico che passa sia da una cogenerazione, quindi investimenti in nuove tecnologie di cogenerazione da gas metano, sia anche quello dell'efficientamento degli impianti. Quindi è questo che ha portato veramente a essere un'eccellenza qua, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Qui cito solamente, posso citare due aziende del comparto igienico, che sono il gruppo Sofidel, che ad esempio ormai da anni ottiene la propria produzione il 100% da materia prima, quindi dalla cellulosa con certificazione FSC, oppure anche il gruppo Lucart, che ha investito da ormai da anni per poter ridurre le materie prime da fibra vergine, andando verso impianti che gli garantissero un tasso di riciclabilità molto più alto, quindi materie prime seconde che ahimè potrebbero andare in discarica, non essere utilizzate, le può riutilizzare, ripeto. Però è molto interessante perché rappresenta un po' proprio l'identità di tanti territori e distretti italiani che sono alle prese con questo tema. Il vostro ovviamente è uno di quelli pilota, perché lavorate proprio in un settore che è molto legato all'economia circolare, al riciclo, non solo al riciclo ma allo sviluppo di nuovi prodotti. E io penso che da quella bellissima foto che hai dietro le spalle, che immagino rappresenti un generazioni che si incontrano della vostra storia aziendale, anche le nuove generazioni siano un motore, come è già stato detto oggi, di questo cambiamento. Citava il professor Butera il fatto che per i giovani questi sono elementi essenziali, forse lo erano un po' meno per le nostre generazioni. Chiudo con Enrico Loccioni per una sua battuta conclusiva, per tirare un po' anche le somme di quello che ha sentito sin qui. Da imprenditore, pensando alla creazione di lavoro, credo che sia utile seguire questa attività legata all'economia, al sociale, all'ambientale, questa transizione ecologica, perché ci aiuta a trasversalizzare più che verticalizzare, ci aiuta a sviluppare le filiere, come era l'economia circolare della casa rurale e del podere, la casa colonica e il podere. Sicuramente questo aiuta a sviluppare nuove competenze. Il vantaggio è che questa attività qui si porta dietro sociologia, giurisprudenza, ingegneria, c'è un bisogno enorme di competenze. Questo è l'allarme che lancio. Tante cose da fare, ma c'è la parte opposta, tanta competenza necessaria che non c'è. E questo stare nelle scuole, nelle università, nel rapporto con i centri di ricerca, con tutto quell'ambiente che in qualche modo può aggregare, può favorire, può creare quel network per lo sviluppo sostenibile. In effetti servono i capitali finanziari, ma l'emergenza principale è il capitale umano in grado di gestire anche questa transizione, quello che noi affrontiamo un po' tutte le settimane. Tutti gli imprenditori ci parlano innanzitutto di questa sfida. Loccioni, io la ringrazio, come ringrazio Andrea Mignanelli, amministratore delegato del gruppo Cerved. Siamo partiti dalla vostra mappa dell'Italia sostenibile, ma torneremo a parlare con voi per la vostra capacità di misurare molto da vicino l'andamento delle imprese, in particolare le PMI. Ringrazio anche Marco Sesana, Country Manager CEO di General Italia, Francesco Bicciato, segretario generale del Forum della Finanza Sostenibile, professor Butera, il presidente di Loccioni, Enrico Loccioni, Giorgio Bartoli, amministratore unico di Bartoli. Grazie a tutti, buon lavoro, in bocca al lupo. Noi ci rivediamo la prossima settimana per un'altra puntata di Italia 4.0.